Hello, hello everyone, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, quest'oggi partiamo con un Pioneer Preliminary. Oh, scusate, ho lasciato il chat log qua. Oggi partiamo con un Pioneer Preliminary con IZ Phoenix. Molto buono Ashok subito contro, contro Lotus Field. Allora, non ho portato grandi cambiamenti alla deck. Io mediamente ho sempre giocato Phoenix con Yoder Worldly Gates. Questa lista non li aveva, però è la lista che ha fatto 9-1 all'ultimo showcase. Quindi ho va bene, submetterò queste 75 senza pormi troppe domande. Ed eccoci qua a raccontarlo. Non gioco Pioneer da un po' perché l'ho posato post Pro Tour. Quindi potrei essere un attimino arrugginito. Però se la Sylvan Sky l'ho sempre counterata, continuerò a counterarla. Alta Sylvan Sky, ok. Thespian Stage, ok. Questo mono Ashok main deck credo che brilli esattamente in questo matchup. La domanda è: mi conviene millare lui o millo me alla ricerca delle Phoenix? Questa è una gran bella domanda. Perché se millo lui, se gli pinzo Chandra, credo che non abbia più chiusure. Dark Petition, pure over the page. Io con gli Strike Proctor, quindi è la versione con dentro le Draw Mocha di main. Credo. Sì. Thespian, ok. Vediamo prima cosa peschiamo. Si chiude di approach, quindi c'è di nuovo il tutore. Beh, su sta cruise potrei dire ne millo 4 io. Sì, ne millo 4 sperando di non girare delle Phoenix a sto giro che voglio tirare cruise. Temporal Trespass. Non ho mai giocato Ashok in sto mazzo. Quindi Aligning Helix. Eccola. Vediamo. Cerca anche il secondo Pierce. Perché credo che lui in questo momento possa comunque scombare passando da tanti pesco scarto. Slash Otawara. Lui ha tante linee in cui può comunque scombare senza troppi problemi. Ciao, grazie mille per il follow e benvenuto. Vabbè, il G1 credo che in realtà sia comunque un inferno senza, anche col mono Ashok di main. Che lo vedi come il gran campione che sono. Credo che comunque il matchup sia un disastro. Aiuto, cosa aiuto? Ah. Creepy. G1 me lo ricordo comunque molto brutto. Decide migliora un pochino perché buttiamo dentro almeno dei counter veri. In questa lista non c'è il Pine Moon, che è sempre una carta che io adoro giocare nelle side di War. Qua abbiamo l'Edar Ghast, le Dispute e due Negate. Abbiamo anche una side. Boh, mi sembra. Cioè, non mi sembra di avere comunque abbastanza. Io sono un gran fan di Alpine Moon. Adesso magari tiro la seconda spell, mi millo sta Phoenix.
Poi ne giro 4 dietro queste due Piglock che ho vinto. Gun Champion, Gun Champion. Strike Proctor, ok. Scartiamo questa Phoenix, eccola la seconda Phoenix, ma deliziosa. Qui mi conviene tirare subito questo Fiery Impulse, credo di poter trovare un'altra spell dietro questi due Piglock. Ok, è doppio Hatchet Charm. Ah no, te lo stai salvando, ok. No, doppio Hatchet Charm. Va bene. Va bene, va bene, interessante. Interessante. Atteniamo comunque un bloccante, voglio salvarmi Ashok. Terza Phoenix. Credo di dover prendere questo Pierce. Ma io continuerò a millarlo. Credo che cercare di pinzargli la closer sia una buona linea. Purtroppo non la trovo. Cioè, più che una buona linea, mi sembra che sia più la free win che devi cercare rispetto a dire trovo la quarta fenice. Tenerlo up non aveva troppo senso perché lui comunque ha 3 in forza. Bella magliettina. Perché sei in Bodamer, ma con le magliettine cibi ti fidi un po' di più nel 2024, dai. Pago. Allora, c'è da dire che lui ha Utawara qua. Quante ne giocano adesso? Una o due? Quindi non ha così tanti out ad Ashok. Sì, hai portato a casa Ashok, molto male. Ciao Felida. Lui due carte in mano. Io purtroppo non ho il turno extra perché me lo sono esiliato. Però, volendo, c'è una tipo Galvanic Iteration Pierce che in testa ha i suoi 10 mana. Non so quanto abbia senso, però. Guarda che lui lo conosce anche sto Pierce, quindi. Ma dici tu, noi troviamo la quarta Phoenix, abbiamo vinto come i Gun Champion. Trigger. Terza Phoenix. E qua dietro questo consider c'è la quarta, facilissima. Ma che abbia abbastanza senso cercarla in realtà perché
Lui con 10 mana open, anche se dovessi farlo pagare 4 mana in più. Boh, abbiamo un out per Lira anche. Lui in realtà ha monocarta al graveyard, vediamo. Ah, l'ho girata la quarta. È gran campione! Non me ne ero accorto che ho girato la quarta. Facile gioco Magic, facile. Impulse, va bene. Ma amico, il gioco Magic è così, gran campioni giocano. Facile, facile. Yeah, but Rise have one not a war in exile zone and then one not a war. I think Lotus Field plays with two not a war, but I'm not sure. Pioneer. No, only one of the war. The last decklist of Rise have one of the war. Tribal Zaiju. And he close with the Fire of Wishes. Yes. Gambitore, Gambitore, Gran Champion! Dispute, negate, negate, Tethergast. Ashok, voglio gli Young Pyromancer, credo. Perché lui c'ha gli Strike Porter, quanti removal devo togliere? Forse devo tenere le Learning Axe. Anche se non avessi avuto 4 Fenice, voglio scombare con due carte in mano. Però sì, se trova il pesco 3 scarto 1. Ma in realtà Phoenix l'ho giocato molto, però non questa lista. Ho giocato la decklist che avevano portato i ragazzi a Lille. Il mio oppo ha un Dragon Lord Mocha, un sacco di pezzi da poter tutorare. Un Silence. Cos'è questo? Destroy all non giant creature. Yes. Io credo di rimanere tipo con doppia Lightning Axe. E che a Dragon Lord Mocha che gli dico? Lo guardo intensamente negli occhi. Non credo una cosa simile. Potresti dare la mono Borrower, però Borrower per mono Dromoka mi sembra davvero brutto come giocata. Ma Borrower è davvero brutta. Un tuo parere sulla lista di Grixis che girava tempo fa? Di Phoenix? Molto scarsa, molto scarsa. Non andava in flow. E credo che sia il più grande problema che Phoenix possa avere. Io ho tenuto questa con grande. Iteration ultima del mazzo. Credo sempre di dover prendere le Phoenix in questo caso qua. Solo amore, se amore sai dare. Ok, Ledge Shred. Lo faccio dal lato blu così posso pentirmene tra due turni mentre mi servirà la landa rossa. E appoggiamo Ledge Shredder. Allora, se mi arriva Strike Proctor, credo sia un disastro. Strike Proctor e Lotus Field. Però non gli posso dire niente.
Invece deve passare da tutore. Vediamo, tu non prendi PV, eh? No, prendi Fairy. Ma com'è lì che scudo al mondo? Cioè, mia golatina. Thespian, sì. Combat. Solido danno. Bam! L'ampiromanza è meglio di Sai Lì. Guarda, a me Sai Lì piace molto molto poco come carta. Non ho. Cioè, ok che è una bella interazione con Cracking Drake, però. Ecco, non sono un fan di. Gli serviva tipo verde, forse. Però non sono proprio un fan di quella carta lì. Quindi io ti dico sì, è meglio Young Pyromancer. Poi mi rendo conto che sai Illy credo sia un po' più forte contro BR. Sì, penso anche io gli servisse triplo verde per Charm. Vediamo, se mi tira Charm qua alla ricerca di Landa, comunque abbiamo un Pierce molto molto pulito. Vediamo. Otawara. Partiamo con una Piclock. Prendo questo Eldegast. Ti propongo anche Consider, così intanto scartiamo questa Phoenix. Possiamo sviluppare una Trash Quarries. Vediamo. Io poi sono sempre dell'idea che la carta più scarsa di questo mazzo sia Hall of Storm Giant. Però capisco che con tutti gli UV Control che girano, riguadagna di senso. Mi faresti un piacere? Sei stata efficientissima 16 minuti fa. Bravissima. Ci ho pensato dopo. Ho detto, adesso aspetta, potrebbe essere una buona idea. Come vengo? È stato abbastanza divertente in realtà stamattina perché ci siamo svegliati con Mengu che era in live con Omnath. E disperati a ogni giocata. Ah, tira su Taxa che ha vinta! Beh, Pierce. Mi fa Mystical Dispute dietro l'orecchio. Sì. Disputa, mi faccio un altro trigger, molto bene. Scartiamo una Cruis con sommo dispiacere. Perché la Cruis è sempre un dispiacere. E qua lui prende Lotus Field. Saccherò Tawara Bosei giù, immagino. E io pesco come i gran campioni. Ashok. Partiamo con Consider perché dovete. Questa è entrata tappata. Vabbè, dai, in quattro terre, in quattro carte troverò una terra stappata. Citte. Tolgo Cruis, sì. Vediamo. Io non so se questa dispute mi basta, però vorrei rianimarla quella Phoenix. Credo che questo sia il turno in cui io posso rianimare Phoenix. Qua lui non dovrebbe starci dentro a scombare qua, comunque non girando intorno a Mystical Dispute.
Cioè, secondo me deve prendersi un turno per copiare Lotus Field, credo. Heis, grazie mille per il follow e benvenuto. Busei, giù cosa? Sì. Giorno per giorno per Libertà. Passo. Sono aperto di negate gust, speriamo che bastino. Ciclo sparset quarter, sì. Nell'ora tisciana. Ma togliamo sto leggero shredder. Vizier. Vizier è un ottimo inizio. Peccato, la landa in più per essere aperto anche di disputa era importante, però va bene. Manoni. Vabbè, 4 visir, ok, ottimo inizio. 3 visir. Va bene. Ma abbiamo pescato 3 lande, ci fermiamo e si concede qua, amico. Lui ha 10-11 mana al momento. Grande problema se c'è la disputa in protezione. Sì, piano piano, con calma. Valida, tutto bene. Espian, sì. Copiolanda, passo. No, niente. Hidden Strings, va bene, credo di non poterlo attaccare più sul mana. Devo attaccarlo, credo, sulla qualità della giocata, vediamo. Questa landa era meglio prima. Lui avrà silence di side. Sto ragionando, cioè, per qualche motivo devo counterare questa, non quello che va a prendere. Languish, temporary lockdown, mystical dispute. Mystical dispute. Nasce traversal. Questo I play just get creativity with your own mantle show with rate is over 50% so no great I think over 50% is a great win rate 55% I think is a good win rate I think
Yeah, it's regular. Like it's not normal to have the 75% of win rate. It's very high, I think. The strongest player on MTGO have 16%, 60, so 60% of win rate. Not the 80%. It's regular this. I think you have a good score if you have 55%. Yeah, at the FNM, the level of the player I think is a little low than MTGO, and it's regular that result. Don't worry. I think it's a good result. E chiuderò questo primo game per YouTube con queste parole mie in inglese. Ed eccoci qua invece per il secondo turno contro il signor Janice. E non vanno gli alert, non si sente l'audio. Potrebbe essere. Perché l'alert lo vedo, che c'era a schermo. Però ultimamente ogni aggiornamento di OBS si rompe qualcosa in più. No. Ma tutto rotto sempre, sì, è la qualità di esecuzione dello streaming, dai, adesso non è che ci sorprenderemo. Ci sorprendiamo di questa cosa, su. Se no prendi Zicche e lo mettiamo a strappare i biglietti, dai. Allora, siamo contro Convoke. Comunque ci sono talmente abituato a giocarci in standard contro che adesso non ricordo più come gioca. Giocate a sorcery per pompare, va bene. Direi che qua possiamo inventarci un opt botto. Questa Wall of Stone Giant già le odio. Botto. Dong. Passo. Ma credo che in realtà quello che ci possa scappare siano le aggressioni troppo fast più che taglia di main. Taglia lo puoi risolvere in tantissimi modi. Qua direi che questo turno è problematico. Anche aver perso il tiro di dado, credo che contro Convoke sia problematico. Facciamo una piclocca sorcery. Qua 14 danni non ce li toglie nessuno. Che peccato. Dobbiamo trovare un botto da fare su questo Venerated dell'Oxalan. Ci sta. Ci sta. Peccato. Credo che questa sia una partita persa al tiro del dado. Cioè, stesse mani, ma io on the play mi sento molto avanti. Va bene. Anger, anger. Forse è Dragast. Forse no. Forse le Yampiromancer, grazie. Direi via i Pierce. Forse via la combo. Via Ashok. Sì, credo che così abbia senso. In questa side ci manca Stroke. Perché matchup lo vuoi? Loti? E? No, dai, non puoi sedare Stroke contro White Red Convoke. Sei matto? Sai di una carta super specifica per una carta che lui probabilmente ti fa fuori Stroke sempre. Perché o te la fa molto prima o te la fa talmente dopo che non è Stroke la carta che è rilevante. No, a me qua non piace per nulla. E ma anche contro Control è bruttina.
Con tua maglia fa lo stesso gioco di Negate. Ma penso che i vampiri sia un mazzo molto molto forte. Diciamo che se il team Channel Fireball pensava che i vampiri fosse un mazzo forte, tendenzialmente il mazzo è forte. Cioè, sembrerà incredibile, ma Duke, Manfield, Vargas, eccetera, potrebbero avere ragione se hanno tutti la stessa opinione di qualcosa di Magic. Ma credo che sia giocato. Io tengo sta mano. Ho Ledger Shredder che è una buona carta contro Gronbok. Devo cercare dei botti, però. Però valuto molto alto l'idea di avere Ledger Shredder in two Prismari in mano. Slender, grazie mille per i 3 mesi di sub. Io contro Malia metto Stalker e non Negate perché a volte anche loro hanno il Knight Errant, sì, però butto. Capiamoci, a me non piace nessuna delle due idee. Credo che a volte sia un po' costretto a giocarlo il counter, però. Rest in peace, va bene. E qua il game cambia, amici da casa. Guarda che solida biddata di questo Ledger Shredder. Vai. Buongiorno, volevo chiederti un parere su Omnath che giocavi ieri. Ma credo che Subtlety sia una carta tempo molto forte e credo che quell'Omnath in realtà non voglia giocare tempo. Quell'Omnath è un controllone che non passa dalla pila però. Credo che tra tutti i counter il problema di quell'Omnath sono sempre le spell, istante sorcery, non le creature e non i PV. Quindi penso che in realtà sia molto più forte giocare Fawn o altri counter, non Subtlety. Ok, questa doppia cruise non mi rende felice, però. Però ce la facciamo andare bene. Lui ha visto due carte di side già. Spacco il clou, sì. Diciamo che quando un mazzo come Convoke decide che il suo piano non è più, non è forte nel matchup, ma sceglie di sai dare carte come Rest in Peace, Invasione di Koba Cabana o simili, io mi sento molto più tranquillo di solito. È come quando Botti in Modern inserisce Path to Exile al posto di Deafening Silence. Ok. È come quando Botti inserisce Path to Exile al posto dei Botti. Mi sento sempre molto più tranquillo. Perché non posso? Ok. Prendiamo l'Ethergust di risposta, direi. Combat. Qui mi sa che appoggiamo questa Picklock e passiamo Open the Dark Gust. Stiamo giocando contro boss sideboard. Reinforcement. Ok. Bob, grazie mille per i 35 mesi di sub. Grazie, grazie. Si avvicina l'hype train. Acciuffami. Dimmi, e ricordo a tutti che con Amazon Prime la sub è completamente gratuita. E se siete da telefono, non mi ricordo cosa dovete fare per usare la sub di Prime. Ma c'è un modo. Sappiate che c'è un modo. Ma anche un MTG Arena. L'hai capita?
Laika Katniss. Capita? Katniss. C'è un modo. C'è MTGA. Vabbè, mi sa che Giulia non l'ha capita. Ciao, Serra! Allora, lui ha una talia. Io provo a bisciottarlo, mi sento abbastanza confident di questa linea. Lui quanti danni può avere in caso? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 danni, ma io ho un bloccante anche, più o meno. Ho considerato tipo altro pezzo e recruiter. Alto risoluto e recruiter. C'è sempre il bloccante, vediamo. Ma ci sono nuovi emoticon per sto trenino? Perché quelli dell'altro giorno fanno. No, fanno sempre schifo, Giulia. Ti dico. Domanda, con l'uscita del prossimo set, possiamo dire che alcuni oppa vanno nella taglia sulla loro testa? Hai capita? Una taglia sulla loro testa? L'hai capita? Giulia oggi non è in forma, mi sa perché non l'ha capita. Ah, lo sto silenziando. Ah, ci sta, sì. Giusto. Ciao, Manolissi! Ma che emoticon volete? Ve la creo io l'emoticon che volete. Ditemi. Combat! Attacco per i cieli. Ah, lui è a 2, un mana open, tagli a terra, 2 danni a te, io creo un treasure. Bello. Boh, a me sembra molto più facile vincere contro White Thread Sideboard che contro Convoke. Vogliamo la mono borrower sbarazzina a sto punto. Il piano B ce l'ho, che sono gli Ampyromancer. Dai, sto così. La combo l'abbiamo già tolta, sto così. Convoke com'è messo nel meta? Bella domanda. Credo che faccia parte dei top 5 tier. E questa mano la tengo perché pescherò due terre, poi pesco Vratta. Perché no Drake? Perché penso sia molto scarso. Più che altro, se lui sceglie di tenere una mano di Convoke e non di Sideboard, Drake fa pietà. Se poi tu mi dici, lui terrà solo mani di White Thread Sideboard e non White Thread Convoke. Devo trovare Landa. Non sei Landa. Ok. Credo abbia senso farlo stappare. Mi evita che lui faccia il drop a 3 enchantment che spara i danni o un'altra talia. Forse aveva senso fare anche Young Pyromancer qui. Poteva aver senso Young Pyromancer. Sta bene Inspector, sì. Ok. Allora, qua pescare Landa è molto forte. Landa! Molto forte. Giovane Piromante! Ok, abbiamo dei blocchi. Cioè, non ne abbiamo così tanti, però se ci fa adesso... Se convoca, va bene. Abbiamo Lightning Axe sul pezzo. Recruiter. Ok, recruiter. Credo che qui anche possiamo inventarci una Lightning Axe dei blocchi. Però cosa scarto? L'altra Lightning Axe? No, scarto consider. Consider. Scarto consider.
Scatto con Cider, ne blocco uno, prendo 6 danni. La Shadow mi piace, blocca bene. Voglio fare doppia spell. Sì, voglio fare doppia spell. Perdonami. No, credo di non volerla questa Anger of the Gods. Penso di non volerla. Cioè, credo di riuscire a gestire tutti i suoi 1-1 in questo momento con questa Young Pyromancer o simili. Il pezzo che faccio più fatica a gestire sono i pezzi con Convoke. O comunque un turno micidiale adesso del tipo Terra, Voldaren. Vabbè, rest in peace, ci sto. Terra va bene. Molto bene questo turno. Qui abbiamo una combat con questo Shredder, credo. Non lo faccio triggerare. No, aspetto. Aveva senso forse anche qua farli triggerare. Sta Phoenix non è più forte. No, è più che altro sul, se andiamo sul lungo, io credo che Young Pyromancer risponda sempre agli 1-1. Sono i 4-4 il problema. Sì, ci poteva stare triggerare, forse era più pulita come giocata. Top. Lavan, top. Fiery Impulse, ok, qua facciamoci un po' di trigger. 3 trigger contro 3 trigger, bottom. Risolvo un pezzo col bianco. Oh. Via Phoenix. Via Picklock. Qua credo che abbiamo una combat con tutto. In caso abbiamo tre bloccanti, quattro bloccanti. Jaira Martos, grazie mille per il follow e benvenuto. Settled Wreckage, cerca il mazzo per quattro isolone. E i Ganjo, sì. Ci posso stare. Prendiamo Slate of Hand. 5, 6, 7, 8 danni. Top, prendiamo l'Anger of the Gods della sicurezza. Trigger. L'Anger of the Gods della sicurezza ci ha tenuti al sicuro. Combat. Ok. Sokenzan, due token. Attenzione. Oppo Sunfall. Sunfall. No, ma ve l'ho detto, quando White Thread Convoke gioca come White Thread Sideboard, il mazzo mi sembra scarsissimo. Cioè, non sideatele così. Cioè, non fate sta sideata. Mi sembra pessima. Però
Fate solo 6 date che vi permettano di continuare ad aggredire. Ad esempio, Koba Cabana, ma solo Koba Cabana, non Koba Cabana Rest in Peace, Deafening Silence o simili. Ok, hai compito. Allora, terzo turno. È il momento di giocare Amulet e Eldrazi. Inizia così questo terzo turno, va bene. Allora, l'oppo ci rivela Giganta. Quindi sei boss cose. E intanto vinco il rank up con l'oppo che non si presenta. Io l'ho spaccato mentalmente con quella linea in cui tutoravo removal. Ci sta, l'ho sciolto. Sei Trasmogrify forse? Mi vede la giganta, potrebbe essere Trasmogrify. Quanto me la sento di appoggiare il pathway dal lato azzurro? Molto poco, direi che appoggiamo. Allora, qua prendo comunque Picklock perché immagino che se lui ha fatto sto scartino sia perché ha un'altra tozza in mano e vuole togliermi Kruis. Perché se no non ha senso tolgo prima Picklock. Quindi credo che dire prendo Picklock abbia più senso. Hai tenuto monoterra? Io appoggio Ledger Shredder e passo. Terza tozza. Ok. Due settimane in cui puoi giocare un Viper stompare gli zoo. Ma ok, un po' moscia questa partita. Abbiamo pescato la seconda cosa. Veda prima lui terra o io due spell? Lui terra la trova, mentre è già a 12 da solo. No. Cinque, volendo posso fare il turno dopo, mi tappo out per fare cruise. Ok, lui ha tenuto una mano strana perché ha fatto. Aveva monolanda, tre tozze, credo, però poi non è, mi pare che non avesse nessuna play a turno 2. Proprio butto come keep. Invece ho parlato troppo presto. Sacco creatura, no. E accumuliamo anche graveyard per ste cruis. Mutavolt. Sì. Allora, rimuoviamo il Goblin Shaman. Sviluppiamo la traversata sfarzosa. Che non trova tantissimo. Però non mi piaceva qua far triggerare Shredder. Voglio rimanere open di Prismari. Infatti è Trasmogrify fai lui e questa è un'altra Fable. Direi true damage, pesco 2, scarto 2. Scarto.
Il botto devo tenerlo via la haul. Devo tenere il botto per il trasmog. Fai Galvanic Iteration. Top. Galvanic Iteration. Sto pensando quale ha più senso a prendere, forse Lightning Axe. Combat. Trigger, ne scatta un po'. Nero rosso, molten collapse. Sì. Il caso, ok. E col senno di poi avrei dovuto prendere Phoenix. Ma io sono un campioncio. Cosa? No, ho fatto Slither Fend. Una va sotto. Ok, allora, contro Transmog rifai. Non credo in realtà di volerlo gestire coi counter perché. Ah, bella domanda. Non credo che in realtà siano troppo buoni i counter. Cioè, almeno non i negate. Daggast probabilmente sì. Però negate pinza anche Fable. Lui avrà le Leyline of the Void. Credo che Ashok non lo voglio. Potrei non volere la combo. Può essere così. E non perse una marea contro Biava. Anche vinto una marea contro Biava, ma anche perso una marea contro Biava. Mi sa che mi spacca in Modern, però in Legacy dovrei stare avanti. Però è sempre abbastanza bello giocare contro Biava. Giochi un bel game di Magic, spesso. Per quanto lui abbia sempre UV Control, però giochi. Cioè, secondo me tutte le partite che arrivano a turno 15 sono belle partite. Allora, come vuoi tu? Io pensavo di fare la carbonara appena finisco il prem. Che dici? Poi preparo i video. Ok, teniamo questa mano. Non c'è l'Elen of the Void. Legend 90, grazie mille per il follow e benvenuto. Grazie mille per la sub, scusami, sono idiota per i 2 mesi di sub, grazie mille. E ricordo a tutti che con Amazon Prime la sub è completamente gratuita. Grazie mille, grazie mille. La Borrower, sì. Trapasso.
Ma guarda, io da un po' che non le prendo in mano le fenici, quindi diciamo che in questo momento non mi ricordo il late di nessuno. Tipo lui l'avevo battezzato come hate con Ley Line, invece mi fa License There, perché giustamente Ley Line non può farlo, c'è Giganta. Dai, Shredder. Grazie. Luis Miguel, grazie mille per il follow e benvenuto. Credo di aver sbagliato, in realtà qua dovevo sai dare dentro le giovani. Penso di fare appoggio Ledger Shredder e Bleffo Botto, perché sennò lui ha una combat super gratis di questo sciamano. Mi piace molto poco. Penso di fare così e bleffare Botto su Transmogrify. No, il Pioneer non cambia mai troppo con le nuove edizioni. Ormai il Pioneer è abbastanza lungo per non essere stravolto dalle edizioni. Tant'è che quest'ultima edizione non è che l'ha stravolto, ha dato una carta forte a Lotto, ha aggiornato Lotus Field e ha dato una carta forte a RB. Non l'ha cambiata, cioè, il meta è rimasto identico. Magari è cambiata la meccanica, però. Vediamo, so Kenzan. Reckoner Bankbuster, che è un disastro. Ma scartiamo comunque Phoenix. Non mi piace questa lista senza le Badru Zen. In questo matchup, comunque in generale, con chi sai dal License There, credo che Badru Zen sia il miglior out possibile. Mi piace molto poco come idea. Posso anche dire inizio a biddare. Sì. Ah, Phoenix mi sembra un mazzo come Amulet Titan e come Yawgmoth. Se li sai giocare, questi tre mazzi, io consiglio sempre di giocare questi tre. Mi si è chiuso il naso, porca miseria. Adesso parlo solo con la bocca e ci respiro anche. È Benvenuto nel finita. mio mondo, come perfetto. È finita, sì, grazie. Ora sai come mi sono sentita a Praga. Uno l'infanzia, grazie. E dai, mazzo. Allora, trigger di Ledger Shredder. Yeah, opt. Non sono soddisfatto. Move è proprio brutto da tirare. È che non so come vincerla questa partita.
stavo cercando un removal un po' più interessante, ma... Se ne sono morto. Eh sì. Perché qua adesso mi arriva un'altra pescata dietro. Cioè, io devo continuare a rispettare questa combat. A sto punto no, e se lui copia prendo 4, dai, vai. Proviamo a vincerla così. Forse se lui copia Goblin Shaman devo tirarci sopra la Ningaxx. Quello Lessing Stairs mi fa 7 danni però. Ok. Ixalan ha fatto nascere Amalia. Ma nascere nuovi mazzi non stravolge il meta. Stavolta il meta succede quando in standard c'è una giocata forte che rompe il gioco, non tanto quando... Allora, aspetta, lì qua ha tappato sta macchinina. Io prendo quello che c'è da prendere. E vediamo di trovare... devo trovare due Phoenix. Però non... Quante ce ne sono qua sotto? Ah, ce ne sono due, quindi devo trovarne una dritta. Eh sì, ottima linea, non ci ho pensato questo. Non ci ho pensato se mi spacco macchinina. Va bene. Trovo anche push 3, 6, 9, 10. Va bene, questa non la vinciamo. Trovo il terzo push. No, macchinina non ci ho pensato. Credo che il modo migliore sia Young Pyromancer. Crackling Dyke mi sembra super scarso. Va, proviamo così. Yes, why do you prefer Iconoclast? Qui c'è già subito una grande indecisione, che è capire se a turno 2 dobbiamo rimanere open per negate su macchina o fare Ledger Shredder, ma credo Ledger Shredder. Clowny, grazie mille per il follow, benvenuto. O poi in bagno palese. Succede anche ai migliori. Attendiamo.
In quanti manchiamo? Un sacco. La connessione, quindi immagino in realtà stia riavviando. Ma intratteniamoci con una barzelletta di Berlusconi. Ah, adesso si sentirà? Mutiamo un attimo Spotify. Si sentirà, credo di sì, la fonte browser. Allora. Ah, storie vecchie. La volete sentire? Prego. La dica. Spero che si senta. Allora, silenzio, la storiella su Putin. Vai, vai. Non fatela sentire. C'è un aereo che vola sull'Atlantico. E sopra l'aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, il Papa e un giovane assistente del Papa. A un certo momento i piloti si accorgono di un drammatico errore. È stato riempito un solo serbatoio dell'aereo. Entro 10 minuti l'aereo non avrebbe avuto più carburante e sarebbe precipitato. Allora il capopilota dice: forza, dacci i microfoni. Come? Forza! I paracaduti subito, quello li prende, si investono due di loro, poi dagli agli altri, ma guardi che gli altri sono cinque, ci sono quattro paracaduti, come mai? Beh, comunque non possiamo farci niente, dagli, si arrangeranno loro. Joe Biden prende il primo e dice: questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente. Vladimir Putin dice: questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente. Berlusconi dice: questo spetta a me perché sono il politico più intelligente del mondo. L'assistente del Papa dice: a lei, Santità, si mette il paracadute. No, caro, mettilo tu perché io con la mia vita ormai l'ho consumata. Ma guardi che sono rimasti due paracaduti. E come mai? Perché il politico più intelligente del mondo si è buttato col mio zainetto. E questo è Berlusconi che racconta le barzellette con se stesso. Che bello, lo adoro, bellissimo. E questo è il nostro politico, era il nostro politico di punta, amici americani, che seguono questo streaming. Eh già. L'oppo. Non lo so. Dovremmo fare. Allora, io adesso voglio aprire un podcast in cui raccogliamo le migliori barzellette di Berlusconi su Berlusconi raccontate da Berlusconi. Riusciremo a fare 8 ore di content. Ciao, Fadda Fappi. Il barzellettone di Berlusconi. C'è quello sulla rosa. Sì. Io come piacevole ricordo della mia vita ho quando quelli della Zanzara hanno pubblicato il numero privato di Emilio Fede. Ho questo piacevole ricordo. C'è un video su YouTube che dura tipo 20 secondi e
Non posso pubblicare questo commento, però. Le luci sulla domanda di sopra, la leggiamo. Il preliminare ti qualificano a qualcosa, ti danno dei premi. Allora, il preliminare ti danno 40 QP. Questo video ve lo prometto da un sacco di tempo. Che cambiano ogni season. E servono per qualificarsi agli eventi che ti porteranno poi successivamente al MOX. Su Magic Online devi immaginare che 40 QP ti qualificano, ti iscrivono a qualsiasi evento premium. Quindi qualifier per Napoli, quindi showcase. E in generale ti servono più o meno per fare tutti gli eventi circa 2000 coppie, più o meno. Ok, mi è appena arrivato. E diciamo che fare 3-1 ti dà 20 coppie, fare 4-0 te ne dà 40. E 2-2 te ne dà 10. In più ti danno 5 ceste, tipo. Però la qualità dei preliminari, appunto, perché c'è tanta gente di cui ne ha bisogno. I grinder giocano solo i preliminari perché perché le league non convengono per nulla. E quindi tendenzialmente il livello dei player è molto, molto alto. Ok, mi arriva Terra Ruba Pensieri. Scegli il mio oppo sul turno di prima che vi dicevo, tranne Gate. No, niente, Pescol, te la rivelo. Si tratta di farmare. Sì, dal lunedì al venerdì devi fare questo se giochi tanto Magic Online. Devi fare dei game preliminari. Io credo di difendere la mia Borrower o comunque la mia Cruise. Ah, dai, ti ho rivelato 2 volte la draw, che brutto. Però ho pescato 2 lande che se non le tiro qua non le tiro mai più e fanno davvero schifo. Gigante in mano. Ma sono aperto di Ottawa, direi che possiamo far così. Ho rivelato tutte le mie pescate. Vai. Questa qua è la parte Liliana del Velo, Go Blank, che è l'unica carta che mi avrebbe scartato Otawara. Che disastro. Ah, confidavo di avere la mia Otawara in mano, che è fortissima in questo matchup. Giganta. Va bene. Sì. Va bene, se mi arriva Creativity su Giganta o comunque Transmog e fai su Giganta, non posso farci niente. È fuori il mio Fairy Impulse. Visto quel Go Blank che mi ha scartato. Eh sì. No, cos'è? Atraxa? Che peccato. Più che altro ha visto quel Go Blank che. È molto forte come pescata. Che peccato. Butto game. Ah, butto game. Qua senza Go Blank ho questo bouncer giganta che mi porta avantissimo. Vabbè, niente, è andata così. Peccato, non ho giocato questo G3. E G2 ho sbagliato la 6 data, mi sa. Accidenti. Ok, ultimo turno contro Perret, che giocava di solito di Mirror Control. Forse. Sono operato up e lui in realtà se n'è andato via.
No, parate sul 2-1. Ma tutto bene, sto facendo il gran preliminare io. Cosa? Non ti fa entrare? Vai, niente, è andata. Colloppo che non si presenta in realtà. Ok. Si è presentato adesso. Ho un opt che deve caricare questa mano a 5 terre. Butta. Se mai qua tendo a tenerle, più che altro perché sono on the draw e sono abbastanza servito con le terre. Ottawa la vedo come una spell. Siamo contro Amalia. Secondo me queste mani qua in realtà in generale vanno tenute quando peschi le carte in più. È vero che se peschi doppia landa sei crepato, però ne hai 12 del mazzo su 50, hai meno del 20% di probabilità di pescare terra. Va bene, un danno bottom. Lo Storm Giant fa schifo in sta mana base, non capisco perché la gente la giochi. Pensato a OV, ma è comunque una merda. Selfless Servios, questo è un problema. Mammalia. Grande problema. Ah, altra terra. Vabbè, ok. Scout. Va a 4 e trova il Wild Growth. Ok, vai. Cosa succede se non può fermare il loop? Questa periferia. Cioè, quindi se gli dai indistruttibile abbiamo pattato. Ma anche su Magical Line. Anche su Mordokai. Ok, bel problema lei 6-6. Forse avrei dovuto fare doppia soluzione sua maglia. Vado a 8, vado a 5, vado a 2.
Sono a due. E pesco un'altra terra, ok. Lo faccio scombare, poi gli bouncerò a maglia, credo. Lui si metterà Return to the Ranks in mano, però più che altro ha un sacco di terre dopo, quindi no, mi sa che sono morto sempre. Non riesco a inventarmi una scombatta deliziosa. Devo sperare che per qualche motivo veda 10 spell di fila e non incastri le terre, ma sta esattamente vedendo le terre. Città della civiltà, sadica come città, ragionando se poi c'ho una linea in cui una maglia, maglia. Rianimo X volte, perché non so se giocano Aetherflux Reservoir. Tozza main deck. Due tozze meno. Sì, vediamo. Posso trovare a Bouncero, trovo Spell Pierce. Gli ha dato indistruttibile? Cioè lui ha voluto pattare un game che aveva vinto. Ma eh sì, perché io in realtà posso fermare il loop, quindi lui finisce le carte nel mazzo a un certo punto, io bouncerò Malia, le passo, ho vinto. Che peccato, perché adesso avrei vinto io. Però lui non se le millerà, quando invece in real mi pare che lui debba prendere una decisione diversa e quindi deve millarsi. Sì, lui qua finisce il mazzo, io ho vinto. Ok, se l'è millata. Vabbè, io lo scrivo. Vai. Quando ha visto la mia mano, il mio op, scusate. Perché gli scrivo, guarda, ho Autoruara per bouncerare Amalia. E
E lui mi fa, lo so. Come lo sai? Non hai mai visto la mia mano? Ma non l'ha vista la mano, no? Ho zero carte rivelate io. Ti sta dicendo che ti sta ascoltando. Oh, che dalla. Ciao, Wiki. Eh sì, ma perché fare sta giocata se sai che... Vabbè, va bene. Come si chiama il matchup contro Rakdos Vampiri? Giocato, credo. Qua adesso dobbiamo capire perché... Ashok blocca anche corda. Però credo che schiatti troppo facilmente in questi tavoli. Anger of the Gods, Anger of the Gods. Bel game, bel magic, sì. Ok, ma sei sicuro? Credo che Yashok sia per Lotus Field e per Mirotongo, non è per questo matchup. Per questo matchup credo che entra e muoia. Per come si sviluppa il game. Sono indeciso se tenerne uno. Effettivamente è forte contro Corda, però... No, Forca 2 non ci sta, vabbè, anche perché lui aveva X Graveyard 8. Il mio dubbio è su Negate e se voglio tipo il mono Ashok o qualcosa di simile. Credo di non volere la Borrower. Eldegast lo voglio, no. No, mi sembra medio. Voglio i Pierce, Negate sopra Pierce mi sembra più interessante. Ma sì, credo che Ashok sia attaccabilissimo con una facilità incredibile. Cioè, Ashok mi sa proprio di scammata. Negate credo sia meglio di Pierce. Però non so qual è il numero di slot che voglio dedicargli. Voglio la Borrower, voglio le Young Pyromancer, sono un po' indeciso. Credo per stabilizzare il tavolo, ci posso stare. O proviamo così. Ma molto forte non lo so. Ma è che lui ha un modo di girarci intorno che è semplicissimo. Cioè lui, Tongo, non so se te ne rendi conto che lui passa dalla combat e ammazza Ashok. E tu stai dando una carta per rispondere alla sua monocarta. Perché non hai messo Gast? Perché pinzi solo l'1-3 Coco? È medio. Cioè, tu sei abituato a... Tu hai un problema che è snaturi completamente un mazzo. Stai dando 15, però sai dare carte di merda. È per questo che rimarrai e sarai sempre un bel player scarso. Ora, tiriamo Legia Shredder dentro Company. Sì, tiriamo Legia Shredder dentro Company. Se lui fa Coco perfetta e scomba, va bene. Sì, va bene Coco. Arcano Femeria. Bello. Arcano Femeria. Sì. Ma io mi prendo un turno e passo qua.
È che io sta company gliela voglio far cadere da qualche parte, quindi credo che... Il problema è che se sta company gira troppo bene, crepo. Corda. Vabbè, corda è ok. Corda per... Grist. Corda è interessante. Selfless Savior, cosa mi fa prendere? Sì, ovviamente era una battuta Ghost. Non lo so, abbiamo inviato un'altra richiesta, ma... Fauna Shaman. No, Blancone di Picloc. Ma io credo che qui cada la mia Anger of the Gods. Allora, perdo Edge of Shredder, mi rende molto triste questa cosa. Però credo abbia senso. Surge of Salvation. Camillo safekeeping. Peccato che è strano, lui ha fatto tanto per tutta la fauna shaman e poi... ok. Ci sto. Camillo safekeeping. Giocato interessante. Ah, c'era il bleffone. Va bene, io penso di poter rifare Anger of the Gods qua. Anche perché... non è che abbiamo gran giocate. Seconda Tamiyo Safekeeping. Va bene, farò Lightning Axe allora. Risolverò questo arconte. Finché non c'è company va tutto bene. Amalia, sì. Allora, io ne ho 4 o 6 più Lightning Axe, posso pescarne anche un paio. Mi sento ok. Allora, sicuramente risolviamo quell'arconte. Peschiamo. Ah, non ho trovato. L'anda stappata era molto forte. Credo di dovermela giocare così qua. Qua devo sicuramente rianimare le Phoenix, appoggiare un clock. Se lui mi fa company, deve trovare anche pezzo che gli fa life gain, quindi... Return to the ranks. Ok, Arcone Amalia. Selfless Savior, ok. Combat. Io faccio picklock e rimango open. Faccio consider consider. Devo cercare una terza Phoenix o Prismari Command. Questo è un problema se l'ultima è... Trovo Phoenix. Va bene, non credo che lui abbia in mano company perché se no me la stampava qua. Quarta Phoenix. Combat. Ok. Meno male che abbiamo sideato Ashok Tongo perché sennò questa... sennò questa non so come la vincevo senza Ashok. Che culo. Va bene, un buon 3-1. Credo di aver sbagliato qualcosina contro RB.
poteva giocare un po' meglio. Cioè, non in G3, il G3 è andato come è andato, però G2 ho sbagliato la sei data, non ho pensato al license d'ers e sono stato punito. Va bene.